ha fatto delle prove orrende e subito Marco Doris addirittura in terza posizione del spalle di Agresti. Visto che nel partito aveva fatto tre prove nel warm up di partenza, era stata una ciocca terrificante, però in gara adesso quando ha visto il semaforo diventare verde ha dato via come un missile. Cervini gli arrivò larghissimo alla 3 e adesso qua Norris sta già battagliando brutalmente con Orsas, e quindi la cosa è abbastanza importante tenendo conto che Doris si è già fatto il joker lap, quindi riuscire a battagliare con Orfeld adesso è una grande situation. Buono anche a Grede questa volta, è Orfeld che va, era difficile per Orfeld, la partenza decisamente sottotono l'ha relegato lì, ieri ha dominato la hit Orfeld, è stato quello che non ha portato grossi problemi, anche se gli altri erano lì a tre decimi, non è che era 10 secondi davanti, tutti lì che battagliavano, però un rullo compressore. Adesso di nuovo Norris a Grelli come ieri, Norris in gara aveva passato a Grelli ed era andato a casa, qui bisogna riuscire a stare vicino a Fistula, perché poi Fistula con questo mostro di scuola fatta e questo sicuramente vorrà dire la sua, quando si sta andando a dare una ricca bagnata alla pista per cercare di venire a capo. Adesso Orfeld, diciamo, è incazzato come una iena, dai, vieni. 44,6 per Fistmüller, wow ragazzi, sta girando come un pazzo scatenato e siamo all'ingresso forse già dell'ultimo giro adesso. Yes, Robby Gambaro mi fa segno col dito indice, attenzione, no, con il medio mi fa segno che manca un giro. Eccolo qua quindi, Joker Lap per Mr. Pitti. Si sa che quando si sbaglia il salto, chi è nella parte centrale passano avanti? Orfeld no, Q2 da mettere in bacheca, ma nelle bacheche delle ciofeche, delle cose meno simpatiche. Orfeld questa, niente da fare, quarta posizione. Vediamo i tempi però, importanti sono Cervini, ha dei problemi, pilota che vediamo spesso, pilota cieco qui nel, quando c'è l'autocross, il campionato europeo, che premio d'Italia. Intanto andiamoci a vedere la chiusura di Fistmüller, Tom Norris alle sue spalle, aia, a Grelli mi sembra che abbia delle problematiche, not indifferent. Intanto Marco Norris vuole liberarsi di Jay Verney, perché Cervini, del pilota della Repubblica Ceca, perché chiaramente in questo momento non gli dà la possibilità di andare in recupero. Fistula se ne frega di tutto e di tutti, che va come il fatto con partenza da fermo e tanta rovina. Marco Norris in difficoltà, però questa volta pasta di brutto, è riuscito a mettere giù le ruote e a scaricare i cavalli. Intanto Grelli va già a farsi. In questo momento soltanto su Fistmüller non ha fatto il Joker, tutti gli altri si sono già giocherati. Oh, mi sono inventato un termine nuovo, devo ricordarlo. Yes, we can! Fistmüller! Mamma mia se va lui, e se va soprattutto questa macchina. 44,66 sul giro. Giocherà tutti adesso. Lungo, tremendo. Orfeld adesso è tornato a essere Oscar Orfeld. L'abbiamo visto sul salto centrale, spaziale come sempre. E adesso si crede, vuole spezzare addirittura. Fine. Quando arrivano loro la pista è decisamente asciutta e quindi diventa tosta.
si alza la giusta polvere, 48 e 4 Orsel con il Joker Lab, quindi potrebbe essere da vedere il tuo ultimo giro. Pitbuller 47-8 con Joker, mamma mia quanta roba, no. Marco Norris. Sì, vabbè, ma hai visto come frenò Scoda? Secondo me ha alzato il piede, ha visto che non c'è più gara, non c'è più nulla da fare, termini in terza posizione, in quarta posizione al margine giusto anche di tranquillità su una Grelli che purtroppo ha avuto un weekend abbastanza sfortunato perché ha avuto dei problemi di partenza eccetera, questa volta si è fermato, ma abbiamo invece Pitbuller della quarta hit, questa volta parte benissimo Orsel, ma non esagera, rimane vuole rimanere appiccicato ad Orsel, se poi vede qualche miraggio ci prova, se non lo vede mi sa che anticiperà il Joker Lab, così a naso non è che te l'abbia detto, ci provo a pensare, eccolo già all'interno, già all'interno, già all'interno, ma Orsel tiene giù il piede, wow, i due pare pari pari al salto. Questa volta, aia, botta! Non vedo più niente, sono usciti tutti e due però. Usciti dalla curva, deve avere appunto una spandata verso sinistra. Una spandata verso sinistra, Orsel che è andato a prendere in pieno Norris, abbiamo visto che ha picchiato di tutta nel terrapieno. Vediamo, non li vedo da qui. Ma l'ha fatto di nuovo! Ce l'ha fatto il Joker, è andato letteralmente di punta quasi senza frenare e questo purtroppo va a scapito di questa hit, però va anche a scapito probabilmente della finale, perché è successo semplicemente che sul salto appaiati entrambi quando sono scesi giù mi è sembrato che Orsel abbia perso leggermente la vettura e sia andato giù da sinistra dove c'era Marco Norris, e Marco Norris è uscito di punta nel terrapieno, fortunatamente l'abbiamo visto scendere con i mezzi propri, quindi finisce lì, però non vorrei che ci fossimo anche persi due vetture come queste. Beh, Norris è partito. Marco Norris riesce a ripartire. Madonna che botta. Vediamo in che condizioni è. Non bene. Però gira la macchina, quindi diciamo sì, a tre però gira. Inizia l'ultima tornata. Io penso conto, è già l'ultimo giro questo qua da parte di Pitbuller, Romy. Non mi sente, è in cuffia. È già l'ultimo giro. Scende anche adesso Oscar Rosberg. Siamo contenti perché non volevamo che ci fosse qualche problema di troppo. Vediamo la macchina, mannaggia. Ci sarà da lavorare, ci sarà da lavorare. Andiamo a vedere intanto anche il tempo, se c'è stato qualche giro interessante, niente di che. Niente di che. Cosa combina lo Steoff dalla meglio sul Pitbuller? No. Agrelli va direttamente. Al primo salto Pitbuller, Orsel e Marco Norris, i tre davanti diciamo i più favoriti, senza nulla voler togliere a Nicola Grelli e a Cervini che hanno due mezzi leggermente inferiori. Pitbuller ha fatto vedere che
ne ha veramente una dose incredibile, lui, ma anche e soprattutto quella vettura, quella Skoda Fabia X-Extreme. Reduce dal mondiale, decide di andare a Agrelli va a recupero e quindi si ritrova alle spalle di Norris e Dorfeld. Con Spitzmüller che sta come al solito spingendo come una satanata, andiamo a vedere i tempi. Questo era il primo giro con partenza da fermo, ma promette bene perché era già un 50 passo. Vediamo il primo passaggio, 45-0. Norris 45-1. Oltre 47-0. Quindi non male, non male nell'insieme. Germani, pilota dell'autocross del campionato europeo, pilota della Repubblica Ceca, qua in versione rallycross. Mantenere le posizioni o tentare qualche attacco all'ultimo momento. 44-5-28, il giro più veloce di Norris, e poi parecchio lontano, sta pagando parecchio il pilota della Repubblica Ceca in questa finale della Supercross. Anche lui una Skoda Fabia, ma decisamente con una preparazione diversa, inferiore di gran lunga a quella dell'ex Extreme, che va a vincere con Spitzmüller al taglio del traguardo.